Sarà un Natale da bollino rosso. Ad ore le nuove misure del governo ci aspettano 8 giorni di lockdown. Mentre riprende a Palazzo Chigi la verifica di maggioranza, c'è molta attesa per l'incontro questa sera, programmato alle 19 tra il Presidente del Consiglio Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Arriva intanto il piano vaccini per le regioni con le dosi divise proprio regione per regione, ma ancora moltissimi morti. Quest'oggi, nelle ultime 24 ore, sono 680. Ancora buongiorno a Maria Elena Capitani, firma dell'Huffington Post, e do il buongiorno a Dario Manfellotto, presidente della Federazione Associazione Dirigenti Ospedalieri Internisti. E allora, professor Manfellotto, iniziamo proprio dai dati, come facciamo ormai da diversi giorni, ormai diverse settimane. Come mai ancora questo numero così alto di morti che non accenna a rientrare? Non accenna a rientrare perché si è visto che le misure di contenimento così un po' elastiche, diciamo, non hanno funzionato. Purtroppo è una situazione che stiamo verificando, è una situazione che hanno verificato anche gli altri paesi, la Germania, da che aveva fatto scuola per come aveva affrontato e per il numero basso di morti e per come era stata contenuta l'epidemia, si trova adesso a dover imporre un lockdown. Noi siamo vicini a una soluzione di questo genere. Purtroppo in queste situazioni le uniche misure che funzionano sono quelle drastiche. È triste dirlo, ma è necessario. Sul piano clinico è necessario, sul piano economico non è la mia competenza. Allora, Maria Elena Capitani, abbiamo visto ieri alcuni dati che ci dicevano che le zone gialle fanno diminuire i contagi dell'1%, le zone rosse del 33%, quelle arancioni attorno al 20%. Alla fine possiamo dire che questa classificazione per regioni ha prodotto risultati o forse è stata troppo blanda? Beh, allora, noi vediamo che purtroppo siamo in una situazione non buona. In Francia, dove io vivo, abbiamo fatto una lunga fase di lockdown, quindi abbiamo avuto un secondo lockdown e poi adesso siamo con il coprifuoco. Quindi diciamo che questa chiusura forte sta dando dei risultati, diciamo, abbastanza positivi. È ovvio che di fronte a una pandemia più le misure sono stringenti, più le misure di contenimento sono stringenti, più si evitano i contatti, ovvio che più cala velocemente. Però è anche vero che dall'altra parte, cioè da una parte il sentiment delle persone, dall'altra parte tutte le ragioni dell'economia, no? Abbiamo visto i dati, ho parlato con Confcommercio, ho parlato anche con chi ha, insomma, tutte le aziende turistiche, alle varie diciamo tutte le varie parti sociali, e so che la situazione è così drammatica anche dal punto di vista dell'economia e dal punto di vista economico-finanziario, che secondo me è stato anche quello un esperimento. Quindi non possiamo dire che soltanto le misure drastiche funzionano per risollevarsi di fronte a un problema così grande, che non è soltanto di salute ma è anche economico. Certo. Quindi non ci so dare una risposta certa. Quel che sicuramente è fuori di dubbio è che non possiamo allentare proprio prima del piano vaccini, prima che il vaccino abbia veramente un effetto sulla popolazione. Quindi non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, lo sai. Quindi io credo che una valutazione severa sull'operato e sulle scelte del governo adesso non la possiamo dare, però quel che è sicuro è che le zone rosse, i lockdown danno una sferzata positiva alla curva dei contagi che non si può sostituire con nient'altro. Le misure blande, allora, lo dicono anche tantissimi scienziati, non funzionano come le misure rigide. Esatto. Allora, l'abbiamo vista questa cartina dell'Italia in rosso con alcune scritte al suo fianco. Professor Manfellotto, 24-27 dicembre, 31 dicembre, 3 gennaio, 8 giorni rossi. Con un CTS che sappiamo nelle ultime ore essersi un po' spaccato tra chi propendeva per il termine lockdown e chi solo per inasprimento. Lei cosa avrebbe scelto? Ma lo dicevo prima, e tra l'altro non so, questi retroscena del CTS non li conosco francamente, e non lo so, le discussioni al loro interno non le conosco. Io le dico quello che è sulla base dei dati che avete appena citato: la chiusura produce dei risultati, l'allentamento purtroppo produce invece un aumento dell'incidenza del numero dei casi. E poi c'è questo effetto paradossale che se c'è una chiusura in un
certo periodo di tempo, poi tutti si riversano anche di più, anche un maggior numero di persone, come se volessero recuperare in qualche modo nei momenti in cui c'è il via libera. È paradossale, ma è anche comprensibile che se alle persone gli si dice puoi uscire quel giorno, tutti quanti escono quel giorno. Chiarissimo, insomma, come abbiamo visto mi pare fine settimana scorso. Come abbiamo visto nei fine settimana. Allora andiamoci in quei luoghi, professore. La porto virtualmente proprio in quei luoghi. Uno di quelli che è stato ripreso maggiormente dai telegiornali è stata la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Insomma, luoghi dello shopping, lì per noi c'è Paolo Maggioni, perché il Comune di Milano e le istituzioni preposte al controllo, insomma, corrono ai ripari perché non vogliono rivederle, Paolo, quelle scene, immagino. Assolutamente, Senio, e iniziano già da queste ore i controlli sui luoghi dello shopping. Questa è piazza del Duomo, la galleria Vittorio Emanuele avrà un ingresso contingentato, questo è il lato Duomo da cui sarà possibile uscire, dagli altri tre lati della piazza invece sarà possibile entrare, ci saranno dei presidi fissi, dei vigili urbani che controlleranno la situazione e consentiranno l'ingresso solo quando ci sarà un numero possibile di persone per evitare assembramenti. Quelle che vedete qui invece sono le transenne che aiuteranno naturalmente a contingentare il traffico dei pedoni all'interno della galleria Vittorio Emanuele. E poi, come vedete, queste sono le altre strade, le altre gallerie dello shopping. L'obiettivo è cercare di evitare assembramenti, code in cui ci sia la possibilità di stare molto vicini senza rispettare il distanziamento. Ci sarà grande attenzione nelle stazioni e negli aeroporti per le partenze verso le altre regioni e soprattutto all'esterno di bar e ristoranti, per fare in modo che le 18, l'orario di chiusura tassativo, sia rispettato e si evitino code ed assembramenti all'esterno. È tutto, Senio, se non hai domande a te la linea. Grazie, grazie Paolo Maggioni da Milano. Allora andiamo a vederle queste misure di cui si sta discutendo. Zona rossa per 8 giorni, che cosa si può fare? Negozi chiusi, tranne gli alimentari o i generi di prima necessità, e poi ancora ristoranti solo per asporto o consegna, e poi gli spostamenti, anche in questo caso solo per lavoro, necessità o salute. Maria Elena Capitanio, ti chiedo, com'è possibile assistere a scontri che sono andati avanti per mesi tra le regioni che cercavano di derogare, cercavano di modificare i DPCM? Oggi Zaia, Fedriga chiedono di chiudere tutto un'altra volta. Siamo un paese schizofrenico o no? Beh, allora, diciamo che si continuano a dare dei messaggi che arrivano sia dal governo che dalle regioni, che sono molto contrastanti, quindi questa litigiosità viene fuori fortemente. Io credo che su questo siamo, anche su questo purtroppo, leader negativi europei, no, nell'Unione Europea, perché si continua a portare la polemica fino ai cittadini. Io credo che questo sia qualcosa che agita tantissimo le persone e non migliora la situazione, soprattutto, come dicevo prima, in vista del piano vaccini, perché le persone devono avere l'animo giusto, no, per avvicinarsi a questo piano. Quindi io penso che questo qui sia di base un cattivo esempio. Poi è anche vero che le cose sono, diciamo che sono cambiate, nel senso che noi eravamo alla prima ondata, poi con la paura della seconda, adesso si parla di terza ondata. Quindi io credo che questo influisca anche sulle decisioni dei presidenti di regione, io credo che sui governatori questo possa influire. Sarebbe bene però, appunto, che parlino un pochino più privatamente anche all'interno dei propri partiti di riferimento, per poi dare un messaggio ai giornali, alla popolazione. Guarda, alla poco fa ha parlato Toti, che può parlare con se stesso perché il partito che rappresenta lui è il leader e poi ha 3 parlamentari, ha detto è un'ingiustizia una nuova zona rossa per tutti. Professor Manfellotto, però mi dice una cosa, cerchiamo di vedere un po' la luce al di fuori di questo tunnel che viene evocato un po' spesso. I numeri attorno alle terapie intensive e ai ricoveri ci fanno ben sperare che stiamo un po' rientrando dall'emergenza? Ma guardi, quello che vedo anche io come osservatorio mio personale della mia attività clinica è che effettivamente la situazione è sempre una situazione comunque allarmante, però non abbiamo in questo momento la pressione che avevamo avuto un mese fa o delle settimane scorse. Quindi
una fase di stazionarietà, una situazione di plateau, noi l'abbiamo vista, effetto di queste misure di contenimento che, ancorché parziali, hanno comunque funzionato, hanno dato dei risultati, però abbiamo visto che i risultati non sono definitivi, quindi sicuramente qualche leggero miglioramento l'abbiamo visto, però sappiamo che adesso questo allargamento lo pagheremo fra 10-15 giorni, perché poi i tempi sono così differenziati fra la minima apertura, le presenze nella Galleria Vittorio oppure a Roma, via Condotti o altro, poi vengono pagati in un po' come è avvenuto in America con il Thanksgiving Day, che adesso vede gli Stati Uniti con 3.100-3.500 morti al giorno e un aumento dei contagi. Allora, Maria Elena, noi l'abbiamo detto poco fa, alla fine dovremo vedere quali definizioni entreranno in questo DPCM, se si parlerà di conviventi, di congiunti stretti. Vogliamo fare un'operazione ricordo, perché era maggio, il governo ebbe la necessità di capire che cosa intendeva con congiunti e noi siamo andati a riprenderla quella definizione. Stava proprio all'interno del DPCM. Per congiunti si intendeva allora i coniugi, i partner conviventi e delle unioni civili e poi ancora, se mi agevolate la grafica, le persone legate da stabile legame affettivo, parenti fino al sesto grado, e per intendersi sono i figli dei cugini tra di loro, oppure gli affini al quarto grado, i cugini del coniuge. Allora io ti chiedo, di fronte a questa necessità di spiegazione, di normare, forse anche questo è specchio del fatto che ai cittadini non diamo delle indicazioni precise, per questo sono disorientati, se poi dobbiamo spiegarle? Questo eccesso di regole fa parte proprio del nostro background, della nostra cultura, delle nostre abitudini, dei nostri usi di paese. Se ci pensi nel tricolore, anche a livello normativo, no? Abbiamo un affastellamento, un eccesso normativo che spesso porta a bloccare le situazioni. Il popolo italiano, quindi le persone, sono abituate che diciamo che c'è una sorta di governo padre, no, che deve dare le spiegazioni di tutto, però io credo che questo, la definizione anche di congiunti, poi con tutti i meme, no, e tutte le battute che sono partite e sono state virali sui social, possiamo capirlo da noi, nel senso che l'affetto, la persona strettamente necessaria ad avere accanto, tutti noi sappiamo chi è, quindi io credo che sia quasi divertente vedere tutte queste definizioni, ma aspettiamo in queste ore, perché appunto tutto si giocherà sulle deroghe, quindi su chi potremo vedere, sulle piccole regole che ci daranno la possibilità anche di scegliere a chi fare i regali di Natale. Se e mi a chi magari far visita in quelle ore del Natale, insomma, chi non può tornare, magari ha due amici già fuori sede invece di star chiuso in casa, oppure ha un anziano da visitare, a quel punto deve capirlo o meno. Professor Manfellotto. Sì, volevo dire soltanto una cosa, che hanno stimolato, diciamo, lo shopping, il governo con il meccanismo del cashback che si può utilizzare soltanto, si può accedere soltanto se vai nei negozi fisici, quindi questo era stato un po' distonico, no? Rispetto al fatto che era meglio non andare in giro, non assembrarsi, e quindi da lì le strade piene. Ecco, questo rimane ancora un grosso punto interrogativo nella mia testa. Lo chiederemo anche ai nostri ospiti politici che tra poco ci raggiungeranno. Professor Manfellotto, intanto ieri la conferenza Stato-Regioni ha dato ok a questo piano vaccini, dose per dose, regione per regione, 1.800.000 quelli nella prima fase, però io le chiedo, al di là di questa mappa intricata di numeri e di regioni, rischiamo di arrivare un po' in ritardo, perché il Lazio ha mobilitato 500 medici, le Marche solo 5, insomma le disparità saltano all'occhio, anche in questo caso rischiamo di rincorrere il virus. Ma noi abbiamo l'Italia dei 1000 comuni e delle 20 regioni e quindi purtroppo questa è una mancanza di coordinamento a livello nazionale che io ho sempre invocato, ho sempre detto anche in questa sede che io chiedo molto più ministero e meno regioni, e così come è previsto anche dalla Costituzione e dalle altre norme, che in situazioni di emergenza ci sia un'unità, un indirizzo centrale, e questo per evitare proprio che ci siano queste discrepanze che si sono verificate e si verificano in tutte le regioni, ma anche all'interno delle regioni. Ma mi faccio aggiungere una cosa alle affermazioni che condivido totalmente, che diceva la Capitani. Riferendomi proprio ai vaccini, quanto male purtroppo hanno fatto queste polemiche sui vaccini e continuano a fare le polemiche sui vaccini, anche purtroppo da parte di cosiddetti esperti,
esperti o veri esperti, perché poi trasformare il dibattito fra scienziati, fra noi medici, discussioni che possiamo facevamo nei congressi o nelle nostre pubblicazioni scientifiche, in qualche cosa che poi appartiene alla polemica quotidiana, non va bene, non va bene, perché le persone non colgono la sfumatura, non possono cogliere la sfumatura di chi discute di un vaccino o di un altro. Il messaggio che arriva è che il vaccino non è sicuro, oppure è pericoloso, che non va fatto, e tante persone, anche molti operatori sanitari, hanno questa paura, ed è per me drammatico come messaggio. E intanto vi do conto delle parole del Presidente della Repubblica, perché se il Presidente della Repubblica parla su questo fronte vuol dire che, insomma, è importante sottolinearlo ancora quanto è in gioco. Limitazioni al Natale lo rendano più autentico, insomma, parole che pesano enormemente. Allora, grazie al professor Manfellotto, Fate Bene Fratelli, Associazione Dirigenti Ospedalieri Internisti, e grazie anche a Maria Elena Capitanio per essere stati con noi, Huffington Post. Allora, grazie, do il buongiorno.